Forse il consigliere non aveva capito, anzi il politico non aveva capito, e l'ha citata per 250.000 euro di danni. Noi tuteliamo il giornalista e non tuteliamo quella fattispecie? O ricordo il presidente della giunta regionale abruzzese, D'Alfonso, che ha citato per 200.000 euro per lesione dell'immagine e dell'onore un consigliere regionale per un comunicato stampa che neanche nominava il presidente D'Alfonso. Qui si rischia in realtà che la Corte Costituzionale possa dire che la norma è illegittima perché tutela solo una determinata categoria di persone, anzi nemmeno una categoria, solo delle persone che scrivono sui giornali. E se lo stesso concetto non viene scritto sui giornali, le medesime persone non sono tutelate. Questo, dal mio punto di vista, è un abominio giuridico e con questo emendamento lo possiamo risolvere. Facciamo un lavoro decente e diamo al Senato una norma che possano approvare immediatamente. Grazie, è scritto a parlare l'onorevole San Nicandro, ne ha facoltà. Le preoccupazioni del collega Colletti io credo che siano infondate, perché è bene rileggere insieme l'articolo 96. L'articolo 96 è titolato responsabilità aggravata ed è del codice di procedura civile. Quindi quando un qualunque giudizio civile si conclude e il giudice emette la sentenza, deve poi condannare alle spese ai sensi dell'articolo 91. E c'è l'ipotesi della responsabilità aggravata di cui abbiamo ampiamente discusso. C'è una norma poi di chiusura in questo articolo 96 che si dice in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, addirittura d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata. Noi a questo articolo abbiamo aggiunto poc'anzi, con un emendamento che abbiamo approvato o che stiamo per approvare, un'altra specificazione. Ma come giustamente ha detto il collega Farina, è una specificazione che viene adottata al solo scopo di rimarcare la specialità del delitto che si può commettere a mezzo stampa, ma che in ogni caso, da un punto di vista tecnico, io personalmente ritenevo che fosse già ricompreso in ogni caso. La ringrazio, onorevole Vazio. Presidente, solamente perché l'Aula non abbia da pensare o da temere che le parole dell'onorevole Colletti rispondono a un criterio di verità o di equilibrio. Ciò che dice Colletti non sta né in cielo né in terra. La responsabilità aggravata abbraccia tutti i reati, di tutti i tipi e di tutti i generi. Noi con questo emendamento abbiamo voluto aderire ad un invito fatto dalla Corte europea che segnala come un diritto fondamentale il diritto a tutelare la libertà di informazione e quindi di intervenire sulle liti temerarie con riferimento specifico alla diffamazione a mezzo stampa, non ad altri reati come le ingiurie. Perché se vogliamo parlare di altri delitti, altri reati, mi sentirei più portato a tutelare il diritto alla salute, più ho il diritto alla persona che non ha il diritto all'ingiuria e alla diffamazione. Noi abbiamo voluto segnalare